Ciclodromo di Città di Castello, giovanissimi 2022, trofeo SIA per quanto riguarda le coperture d'amianto, recupero e smontaggio. La nuova impresa che si aggiunge agli ospiti e agli sponsor dell'Unione Ciclistica Città di Castello. Ebbene, si comincia con la categoria dei promozionali e papapunfete si va in terra. Ma chi va in terra si rialza e così hanno fatto i piccoli del pedale che sono arrivati tutti al traguardo ed anche tutti premiati. Un po' di paura, qualche strilletto, però alla fine tutti in bicicletta per finire la corsa. Bene, andiamo subito alla categoria G1 femminile con la vittoria di Roberta Luna della Nestor Marciano. Per quanto riguarda invece la categoria della G1 maschile, la vittoria è per Emanuele Gentili. Emanuele aveva vinto nella gara di Marciano e viene a bissare il successo nel mese di maggio anche qui a Città di Castello. Foligno Start, la sua società, davanti a Cristian Caposaldo del Velo Club Racing Assisi Bastia. La terza posizione va invece per Matteo Cruciani, Foligno Start, la quarta piazza Giordano Camilletti, anche lui della Foligno Start, e poi i due dell'Unione Ciclistica Città di Castello, Amedeo Bistarelli e Lorenzo Gonfia. Si corre sul ciclodromo Renato Amantini, organizzazione curata dall'Unione Ciclistica Città di Castello. Sono un'ottantina i bambini, gran parte che arrivano dalla nostra regione. Manca l'appello Gubbio, ma è aria di ceri a Gubbio e oggi è sabato e domenica è dedicato esclusivamente ai ceri. Però con gli amici di Gubbio ci rifaremo e saranno nuove occasioni per poter correre. In fondo la festa dei ceri è la festa e la corsa più antica del mondo e a Gubbio l'aspettavano da 2 anni. Categoria G2 femminile, Giulia Di Dato della Petrignano precede Esther Rossi dell'Unione Ciclistica Città di Castello. Il trofeo, come abbiamo detto, è sia coperture con il ciclodromo Renato Amantini, l'organizzazione dell'Unione Ciclistica Città di Castello. G2 maschile, la vittoria per gli stranieri Alma Juventus Fano, che insieme con il pedale rosso-blu Rinascita arrivano dalle Marche. Marco Ringhini va a vincere la categoria G2 maschile davanti a Elia Gullaci della Foligno Start. Terza posizione per Pietro Battistelli, Velo Club Racing Assisi Bastia. Lui è Sansone, così ci dicono che è il suo nome, Sansone, San nome, sone e di cognome, perché è legato ai capelli, più sono lunghi e più va forte. Così narrano a terra. La quarta posizione per la G2 maschile è per Ettore Ferrini della Città di Castello, che precede Nicolò Bresciani, pedale azzurro Rinascita, Giacomo Loreti della Foligno Start è sesto, davanti a Raffaele Cola della Petrignano e poi Cesare Longari del Massa Martano. Categoria G7, sono pronte per la categoria femminile a correre in pista. Sono le nonne che hanno i bimbi in corsa. Oggi è un po' una giornata particolare perché è giornata di comunioni, di preparazione, ritiri, e bisogna fare la confessione, bisogna prepararsi per la cresima. È un po' così. G3 femminile, Emma Fondacci, Nestor Marciano, che oggi portava lo smalto, oggi con l'arrivo della bella stagione portava lo smalto. Nella G3 maschile va a vincere Ludovico Todisco. Todisco, Team Bike Miranda, fa una bellissima lunga volata con Giordano Galli della Petrignano. Romano Longari del Massa Martana è terzo, ma fanno davvero una gran bella gara. La quarta posizione, Samuele Donnini, Velo Club Racing Assisi Bastia.
E poi abbiamo la quinta piazza di Tommaso Pietrangeli del team bike Miranda, davanti a Sami Dani dell'Alma Juventus Fano, per la Ternana Bike 22 Samuele Morani, e poi l'ottava posizione Leonardo Scacciatelli, Nestor Marciano, nono è Riccardo Mantovani, Massa Martana, decimo Giovanni Bussotti del Città di Castello, precede Niccolò Gagliardoni del Vero Club Racing Assisi, Alessio Deglia dell'Alma Juventus Fano, Cristian Utrio Lanfaloni Foligno Start e Leonardo Perugini del Città di Castello, che chiude il gruppo. C'è l'assessore allo sport di Città di Castello che viene a darci la mano. Questo è lo schieramento della categoria G4. In questa categoria ritroviamo un vecchio amico, perché ci siamo conosciuti così lo scorso anno, Francesco Coletta del pedale Teate, che ha dato i natali a personaggi illustri del mondo del ciclismo. Lo scorso anno venne solo soletto in categoria G3 maschile a correre e vinse con grande sorpresa. Quest'anno è sulla linea di partenza e andiamo a vedere tra poco come sarà andata questa gara della categoria G4.